Da wir vielleicht ihre Gedanken ausgeben. So, we can keep it here. So now we have, and we have to make this, because we have not this tablet, so I think the first thing to do is to. Wrong picture, right? Professor D'Agostino, siamo fortunati. Posso considerarmi così davanti a delle tavolette vere portate dal Museo di Suleimania per, anche per essere strumento di lavoro. Con tutti i rischi però hanno voluto portare queste tavolette vere perché gli studenti o i laureandi di questo corso tocchino anche con mano. Certo. Non siamo nel virtuale, ma no, siamo nel verissimo appunto. Queste tavolette sono tavolette che sono tenute presso il Museo di Suleimania, come diceva lei, e sono, provengono da varie parti dell'Iraq, soprattutto dal sud dell'Iraq, e sono state reperite in mano a dei looters, cioè dei trafugatori di beni culturali. Non sono state scavate qui in Kurdistan, molte di loro vengono proprio dal sud dell'Iraq specialmente, dove c'è una situazione molto meno controllata, molto più complessa sul piano dei beni culturali. Io ho chiesto e devo dire che con grande liberalità il Museo di Suleimania ha voluto darmi l'opportunità di mostrare ai miei studenti di questo corso, diciamo, un po' tutta la storia del cuneiforme. A partire dal 2900 a.C. c'è una tavoletta di quel periodo. Questa tavoletta è del periodo di Jemdet Nasser, quindi relativa più o meno del 2900 a.C. Ma si legge da destra a sinistra? Dall'alto in basso, sì, in questa maniera si leggeva a suo tempo. Il museo è stato così liberale da darmi 46 tavolette che mi permetteranno di mostrare ai miei studenti un po' tutto lo sviluppo del cuneiforme, della grafia cuneiforme, che è la grafia inventata dai Sumeri alla fine del quarto millennio, dal 2900 appunto fino all'epoca neo-babilonese, che è l'epoca immediatamente precedente all'entrata di Ciro a Babilonia, che mette un po' fine alla storia di Babilonia come entità autonoma, diciamo. Mi diceva che alla fine della terza dinastia, in 100 anni, sì, quella zona, questo posto, sì, effettivamente, ha prodotto una quantità di cuneiforme che supera il numero della pubblicazione del Medioevo francese. Cioè, effettivamente, per l'ultimo secolo del terzo millennio avanti Cristo, un'epoca che noi definiamo della terza dinastia di Ur, noi abbiamo un numero di tavolette talmente elevato quanto non ne abbiamo praticamente da nessun altro quasi periodo della storia antica, antica, fino al Medioevo francese. Cioè, di a dire, queste sono tavolette scritte su argilla. L'argilla, una volta cotta, o per volontà dello scriba, o nell'incendio del palazzo dove era tenuta, diventa un sasso praticamente indistruttibile. Si copre di terra, bisogna riscoprirla, tirarla fuori, può avere incrostazioni di sale, eccetera, ma non si distrugge se non con l'acqua. Ora, la fortuna dell'assiriologo è che l'Iraq, dal sud al nord, non ha questo problema, quindi diciamo soprattutto al sud, quindi è chiaro che le tavolette hanno tendenza a mantenersi inalterate per migliaia di anni, e infatti quella che le tiene in mano ha 5.000 anni. Mentre possiamo dire che, per esempio, quando andò a fuoco nella conquista di Alessandria la grandissima biblioteca che Alessandro aveva avuto, si distrussero tutti i manoscritti perché erano fatti di carta, di papiro. L'incendio di un palazzo assiro, babilonese, sumero, eccetera, invece permetteva alla tavoletta di avere una vita praticamente infinita, virgolette, insomma, infinita. Questo corso è stato preceduto di un altro corso di 3 mesi che riguardava proprio i manoscritti. I manoscritti, e sì, sono tutti e due corsi fatti dall'Italia, sì, da italiano. Sì. Cosa stiamo facendo qua? Allora, io e i miei colleghi siamo qui con un, grazie ai fondi del Ministero degli Esteri, è un progetto del Ministero dei Beni Culturali che ha inteso utilizzare questo istituto iracheno di conservazione delle antichità, che è stato costruito, ristrutturato dagli americani, proprio per fare dei corsi finalizzati alla formazione di persone che dovranno lavorare nel settore dei beni culturali. Tanto nel settore dei beni librari, come era il caso dei manoscritti, come in quello invece della catalogazione e ovviamente la gestione del materiale scritto su argilla. Ci sarà poi un corso sugli avori e infine uno sui metalli. Quindi in qualche modo questo corso intende dare un quadro un po' completo delle potenzialità diciamo, di attività che una persona che lavora in un museo o su uno scavo può trovare in Iraq.
Sì. Qui in questo posto dove stiamo, sì, siamo a 50 metri dal pendio della cittadella, sì, anche lì c'è un gruppo, c'è un progetto italiano che sta lavorando, i colleghi suoi qua, degli italiani e iracheni con cui ho parlato, hanno parlato dell'apporto italiano a questo ambito. Tutti quanti erano d'accordo sulla parola passione italiana messa in questo lavoro. Sì, sì, sì. Lei quanto passione? Questo è un tipo di lavoro che si può fare soltanto, un tipo di attività che si può fare soltanto con la passione. Perché è una, come dire, è un continuo scavare all'interno di una documentazione infinita che ti dà sempre sorprese. Queste tavolette sono inedite, sono tavolette assolutamente ancora ignote al mondo scientifico. Quindi è un mondo in continua evoluzione, con informazioni sempre diverse, sempre stupefacenti in qualche modo, che ci permettono di ripensare tutta questa storia. E poi una cosa importante c'è da dire, che questo intervento che io sto facendo qui, ma anche i miei colleghi stanno facendo qui, è stato un intervento richiesto dalle autorità irachene, sia del sud che del Kurdistan. Questo perché l'entusiasmo che abbiamo noi è lo stesso che hanno loro per le loro antichità. Loro non hanno avuto la possibilità in questi ultimi anni né di fare scavi né di occuparsi in modo scientifico, hanno dovuto inseguire l'emergenza. Ora è tempo, e questo è il tentativo che stiamo facendo noi qui, di passare, di voltare pagina, basta emergenza. Ormai questo paese o prende atto che l'emergenza è passata e nonostante tutti i rischi va in una direzione precisa, oppure stiamo fallendo. Perché non è certo importante, non è tanto l'informazione singola su questo o quell'argomento, ma dare a loro il senso che è possibile per loro costruirsi la propria identità, da soli in qualche maniera. Quindi il loro entusiasmo ci porta anche avanti. Anche perché l'Iraq non è un paese povero economicamente o storicamente. Si sentirebbe ora di dire al turista occidentale di venire in Kurdistan, per esempio, perché il Kurdistan è un paese tranquillo ora, sì, e può essere un'entrata in Iraq attraverso il Kurdistan, certo, almeno? In questo momento l'Iraq è diviso in varie zone dal punto di vista, cioè della sicurezza. Gran parte del Kurdistan è in questo momento assolutamente visitabile, non c'è nessun problema, la zona di Sulaimania è assolutamente libera, la zona di Erbil, verso tutta la Turchia, ma anche verso l'Iran si può andare. Il Kurdistan è uno dei paesi che ha una storia incredibile, una storia che non soltanto riguarda il mondo antico orientale, la Siria, e prima ancora, molto prima della Siria, eccetera, ma anche una grandissima storia di incontro tra mondo islamico e mondo cristiano. Per esempio a Mosul ci sono più di 200 chiese con degli affreschi meravigliosi. Ora Mosul è meno frequentabile, ma monasteri si trovano un po' sparsi per tutta l'area, e se uno va in Kawa vede una moschea e una chiesa che stanno a 50 metri una dall'altra senza nessuna difficoltà né per gli uni né per gli altri. Quindi io credo che senz'altro è da visitare anche per imparare.